potenza della nostra tecnologia militare ha convinto tutti gli uomini di buona volontà che i conflitti non si possono risolvere con la violenza, ma devono essere risolti appunto con il confronto, con la pazienza, con la diplomazia, con il saper fare anche dei compromessi per un bene maggiore. Allora, il compito della Chiesa è quello di formare le persone, che essere un agente culturale nel mondo di persone che pensano che l'incontro vale più dello scontro, che l'avere un fratello vale più di avere ragione. E questo mi sembra sia il grande contributo della Chiesa in questo contesto.